Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Helldivers uscirà tra un paio di settimane e un paio di giorni fa è uscito un trailer, un gameplay trailer, dove i devs ci hanno spiegato un pochino quale sarà il suo funzionamento proprio entrando nello specifico. Il gameplay ce lo siamo visti in stream, quindi questa qui è la mia reaction e devo dire che in realtà un po' mi incuriosisce. Vedo che ci sono degli elementi interessanti, soprattutto lato community, dove appunto ci sono questi obiettivi che si possono perseguire tutti insieme con tutta la community del mondo, diciamo, come se fosse un grossissimo community event in stile Destiny. Sembrerebbe esserci del loot, dei miglioramenti, eccetera eccetera, quindi secondo me è in linea tra virgolette con quello che cerchiamo quando diamo un'occhiata tra virgolette fuori da Destiny, quindi probabilmente lo seguiremo. Io vi lascio la reaction, fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ve ne pare a voi di Helldivers, se magari lo giocherete oppure no. Vi ricordo che il gioco sarà disponibile su PlayStation 5 e su PC, Xbox sembrerebbe per il momento di no. E quindi niente, mi andava di condividere con voi questa cosa perché appunto a me è sembrata interessante. Io vi lascio il video e noi ci vediamo alla prossima. PlayStation Studios. E sai che non ricordo, cos'è PlayStation 5? Questo qui invece è dall'altra parte, esce su PlayStation 5 e PC. Quindi non ci sarà su Xbox. Prior to the beginning of this game, the Terminants, which have been confined to their own farm planets, harvested for Element 710, have broken loose, and Helldivers are being mobilized once more to deal with this threat. But to none. When you start to play as a Helldiver, they've just been defrosted and ready to command. Ammazza, questi congelano direttamente con l'armatura, regà. What planets are being covered by some sort of enemy scum, and where the battlefront is. And as the Helldiver, you get to decide exactly what planet you're going to fight on, what enemies you're going to go against. You get to Ah, quindi tu prima ti guardi dove vai a atterrare con il pianeta e poi decidi magari come equipaggiarti, che nemici ci stanno, che portarti dietro, eccetera, eccetera. At the same time, the Galactic War is the place where Super Earth High Command is going to be communicating out to Helldivers across the galaxy. They'll be letting you know. Oh, ma come parla bene lui, regà? Lui è proprio super preciso, eh? Proprio senza un accento, senza tutto preciso. Military priority is. They are broken out into two types of orders: major orders and personal orders. Major orders are big. Major orders. The bugs are out of control, they must be pushed back. Liberate, eh? Ok, quindi sono tipo le quest principali. Big, long-lasting things that the community as a whole is working towards. These are things that are central to the story. There are ways in which. Aspetta, ha parlato di community? Cioè, che vuol dire? Cioè, è online e tutti vanno a combattere su un pianeta? Ways in which you can be a major contributor to changing the face of the galaxy itself. That's gonna take the combined effort of Helldivers across the galaxy. Hai capito? È un enorme community event, raga. Cioè, tu puoi decidere di andare a combattere su un pianeta insieme ad altri. O di partecipare a un pianeta piuttosto che a un altro. Alla liberazione di un pianeta piuttosto che un altro. On the personal order level, hai capito? Carina sta cosa. Can do all together, maybe you'll be sent off to kill a couple of really terrifying enemies, and only in a specific way. And if you do it exactly in that way, you'll get a reward for having done the good work of Super Earth. Carina come idea. Il fatto che c'è il community event sempre attivo e la galassia tra virgolette che cambia ogni volta che la community porta a casa un risultato. Ah, comincia la squadra di che scopia solo da quello a quell'altro, eh. Ha detto reward. Eh beh, te credo, sì, c'è il loot qua, eh. Guarda, ci stanno pure i puzzle. These are objectives spread out on the map. There's also secondary optional objectives. You don't have to do it, but you are rewarded if you do. Sometimes you have your Helldiver destroyer. It can be upgraded. In the ship management you buy bigger guns, better eagles, and to get those. La progressione c'è. You find them on the level. You need to extract to get your samples with you to your ship. The requisition you use to buy stratagems, you get it mainly by just doing your missions. Most of your personal equipment, like your armor, your helmet, primary weapons, grenades, those are acquired in your war bond. Non ho capito perché gli hanno messo il mantello. Forse per chiamare poi i cacciatori. Però vabbè. Doing operations. You also get it from doing orders.
You have a lot of stuff that quella stanza lì invece fa molto No Man's Sky, Gasù. Oh. Morto. The Galactic War isn't just that though. It's also a place where we as the developers can interact with you, watching what you are doing, watching how the community is playing, and maybe if appropriate, giving you just the weapon you need to push yourself over the edge. Or maybe if it's the right time in the story, seeing a negative consequence and giving you an added challenge. We don't think that. Ah, vedi, loro, visto che il gioco è creato online in questo modo qui, possono dare, tra virgolette, a tutta la community anche dei bonus o dei malus in base a quello che stanno facendo in quel determinato momento, in quel determinato pianeta. Guarda che non è come idea, sta roba è una gran figata, mi sa, alla base, cioè immagina di avere veramente un mondo così che dici altro che FOMO, cioè tu metti caso è tipo me con Serpe, raga, che quando tu entri su Palworld magari te ritrovi con Castello e nel frattempo la community ha già portato a termine l'obiettivo che magari avevi iniziato a fare tu 2 giorni prima. Are gonna be able to offer what Helldivers 2. Sì, esatto, sì, ci stanno un po' dei fits di Mandalorian, we want sì. You to love our game just as much as we do, and we want to be part of it. We want to be part of it together alongside you. Quello che ho visto mi è piaciuto. Helldivers 2 and let us play alongside you. No, però per come è pensato, cioè è interessante il fatto che le battaglie che tu combatti in realtà siano condivise con tutto il mondo che gioca insieme a te. Come idea è interessante. Ci sono alcune cose che a livello di grafica barra animazioni sono un po' scuffed, eh. Però chi sono io per giudicare? Nessuno. How about a nice cup of liberty? Mamma che schifo il ragnone, oh. Ma c'è il PvP? Ha ucciso un compagno di squadra? Ha ucciso un compagno di squadra, gli ha fatto saltare la testa. C'è il friendly fire. C'è il fuoco amico, sì. I gabbalers. Madò, come è esploso male, raga. Carina quella roba lì, raga. Cioè, praticamente hanno, cioè, presumo sia una feature questa. Cioè, tu stai facendo una missione, stai giocando con un gruppo. A un certo punto quelli escono. Tu rimani da solo, puoi decidere da automaticamente di far partire il matchmaking e far entrare altre 2 persone. Guarda là. Freedom forever, vabbè, tralasciando quello che dicono. Quality of life alle stelle, eh. Manco Destiny lo fa con gli assalti, che va a finire che ti fa assalto da solo perché quelli hanno quittato. Crossplay day one. Oh, vabbè. Fiducia, Kasui, fiducia, magari funziona. PlayStation e PC, raga. Xbox no. Raga, 9 febbraio.